17 gennaio 1944, Seconda Guerra Mondiale. Ha inizio la prima delle quattro battaglie di Cassino. Città di importanza strategica, è al centro di una delle principali linee difensive tedesche, la linea Gustav. Una volta spezzata, la strada verso Roma sarebbe stata aperta, ma l'offensiva degli alleati fallisce, costretti a mantenere le posizioni di partenza. Cassino, teatro di ripetuti scontri per oltre quattro mesi, vivrà nel terrore. Sotto attacco da terra e dal cielo, i civili non verranno risparmiati. Intanto sul fronte tirrenico, tra la fine di dicembre e i primi di gennaio, cioè dopo la perdita di Montelungo e di San Pietro infine, caposaldi della linea d'inverno, i tedeschi erano arretrati ordinatamente sulla linea Gustav, costruita in precedenza lungo i fiumi Rapido, Gari e Garigliano. Era una posizione fortemente organizzata e collegata ai lati con il preesistente sistema difensivo che aveva come cardine Cassino con il colle del monastero. I soldati della Quinta Armata potevano vederlo distintamente. Alto, massiccio, bianco, il monastero era lì, in cima alla collina che dominava l'accesso alla Valle dell'Iri da 15 secoli. Intorno, appena fuori del sacro recinto, il monte brulicava di tedeschi, di fortini, trincee, armi da fuoco. Ecco la linea Gustav su cui Kesselring ha schierato il suo esercito. Dal quartier generale Hitler ha fatto giungere il suo ordine. Il Führer chiede che ciascuno tenga la linea Gustav fino all'estremo e fa assegnamento sulla più accanita difesa di ogni metro di terreno. Gli americani sanno che il nemico sta osservando con mille occhi il lento strisciare delle loro divisioni nel fondo della valle. È la vigilia della grande battaglia che durerà fino alla fine di maggio.